Mariano Rajoy è il vincitore delle politiche spagnole, tramontato il sogno di Podemos di diventare il primo partito di sinistra. Rivendichiamo il diritto di governare perché abbiamo vinto, queste le parole del leader del PP, ma il futuro della Spagna rimane incerto, la maggioranza per governare non c'è. In borsa, dopo il venerdì nero della Brexit, in avvio di settimana rimbalzano i listini orientali, chiusure positive per Tokyo, Shanghai e Sydney, stabile Seoul. Segnali positivi anche in apertura a Milano, continua la salita dell'oro, sterlina ancora in calo. Un motore e parte dell'ala di un Boeing 777 della Singapore Airlines diretto a Milano ha preso fuoco stamattina subito dopo un atterraggio d'emergenza a Singapore. Nessun ferito a bordo, il volo SQ-368 è dovuto tornare indietro a causa di una perdita d'olio al motore destro. Dopo le prime due prove scelte dal Ministero, si chiudono oggi con il quizzone gli iscritti per la maturità 2016. I ragazzi dovranno rispondere ad una serie di domande sulle materie dell'ultimo anno scelte da ogni singola commissione, una sorta di prova al buio molto temuta dai maturandi. I dipendenti pubblici potranno essere richiamati dalle vacanze, previo rimborso del viaggio. Ferie e malattie non saranno più utilizzabili ad ore per entrare dopo o uscire prima dal lavoro, ma solo a giornata. Questa è la stretta che arriva dall'ARAN e che vale per tutti, dai ministeriali agli insegnanti. La nave Costco Shipping, un gigante da 300 metri con 10.000 container a bordo, ha inaugurato ieri il nuovo canale di Panama, un'opera in gran parte italiana. È la realizzazione di un sogno iniziato 7 anni fa, la sfida che ogni imprenditore vorrebbe vivere una volta nella vita, così Pietro Salini, CEO di Salini Impregilo. Ad Assen, protagonista assoluta è la pioggia, in MotoGP gara spaccata in due, con Petrucci, Dovizioso e Rossi davanti a tutti fino alla sospensione per nubifragio. Si riparte per i rimanenti 12 giri, cadono in molti, tra cui Dovizioso e Rossi che guidava la corsa. Alla fine vince Jack Miller, su Marquez, terzo Redding, solo decimo Lorenzo. In Copa America stessa finale, stesso risultato dello scorso anno, Argentina e Cile dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari vanno ai calci di rigore, il primo a sbagliare è Vidal, quindi tocca a Messi calciare in tribuna il suo penalty, Silva consegna per il secondo anno consecutivo il trofeo alla Roja dopo la parata di Claudio Bravo su Biglia, Messi delusissimo ha dichiarato di voler lasciare la nazionale. Ad Euro 2016 passa la Francia, Irlanda avanti con Brady, poi la doppietta di Griezmann per il 2-1 finale. Vittoria netta della Germania 3-0 alla Slovacchia in rete Boateng, Gomez e Draxler. Il Belgio travolge 4-0 l'Ungheria, Alderweireld, Batshuayi, Hazard e Carrasco i marcatori. Oggi Italia-Spagna ed Inghilterra-Islanda chiuderanno gli ottavi di finale. Bel tempo prevalente al centro-sud, con fenomeni diurni locali sull'Appennino, residue precipitazioni al nord-est, meglio al nord-ovest, con qualche fenomeno diurno sui rilievi, mari da poco mossi a mossi.